Pasquale D'Andrea, garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Palermo. Il tutor dei minori stranieri accompagnati si potrebbe definire, come dice, un compagno di viaggio, uno zio, una figura che si prende cura di chi chiaramente sul territorio nazionale non ha accesso a tutto, no? E che deve essere accompagnato in un processo di crescita. E quindi il tutor, è uno che si prende cura dello sviluppo di un ragazzo o di una ragazza. Noi chiaramente a Palermo non è che ci siamo svegliati la mattina e abbiamo detto facciamo i tutor. Ci siamo posti come affrontare la questione dell'immigrazione. Noi avevamo di fronte un assessore che aveva 800 tutele, il che significava che probabilmente nemmeno li riusciva a conoscerli tutti e 800, e quindi erano tutele semplicemente sulla carta, non erano neanche tutele, tra virgolette, tutele legali, cioè, o meglio, l'assessore più delle volte era obbligato a delegare qualcuno in sua rappresentanza, no? Per accompagnare magari il ragazzo o la ragazza davanti a qualche istituzione. Detto questo, noi ci siamo posti la questione di come affrontare l'accoglienza dei ragazzi e delle ragazze, prevalentemente parliamo di ragazze e ragazze fuori famiglia, e quindi voglio dire già c'è una criticità di ragazzi che non hanno con sé una famiglia e quindi già c'è un diritto che non viene rispettato di fatto, e l'altro aspetto è ragazzi e ragazzi che venivano fuori da situazioni drammatiche perché o scappavano da guerra. E ci trovavamo di fronte anche a dei ragazzi che, voglio dire, avevano subito violenze, viaggi di un anno e mezzo. E quindi la situazione era abbastanza drammatica, nel senso non porsi, no, porsi semplicemente il problema di dire accogliamo, li mettiamo in un centro prima accoglienza, gli diamo da mangiare, era molto limitativo. La città non si è fermata a questo. Quindi abbiamo iniziato innanzitutto un laboratorio tra le istituzioni, perché prima di pensare a qualsiasi modello era necessario capire le intenzioni delle varie istituzioni. Non essendoci una legge che definiva questa figura del tutore, avevamo proprio l'esigenza di condividere tra tutte le istituzioni chiamate, interessate ad intervenire con i ragazzi e le ragazze. Qual era il loro pensiero? Come? No. Tra le altre cose, un intervento per un progetto di sviluppo umano, se non è pensato in rete, tra tutti i soggetti, no, che intervengono, diventa limitativo, cioè non produce sicuramente, non dà risultati positivi. No. E allora abbiamo fatto un tavolo che addirittura è durato circa un anno, in cui prefettura, questura, scuola, comune, l'azienda sanitaria, il garante per l'infanzia, il tribunale ordinario, il tribunale dei minori, cioè dire tutti i soggetti più o meno coinvolti si sono confrontati, hanno cercato di capire quale poteva essere l'offerta, un progetto educativo di sviluppo umano di questi ragazzi. Quindi siamo arrivati alla conclusione che noi dovevamo intervenire in maniera urgente, e abbiamo condiviso di intervenire in maniera anche diversificata, nel senso abbiamo deciso che i ragazzi erano al centro delle nostre attività e che ognuno per la sua parte doveva dare delle cose, ma su ogni ragazzo veniva costruito un progetto singolo. Quindi, come a dire, facciamo un vestito su misura, ecco, era un po' questa l'idea. E quindi da qui è nato un protocollo d'intesa in cui tutti insieme abbiamo condiviso l'idea del progetto educativo per ogni singolo ragazzo. Tutti insieme abbiamo condiviso l'idea di intervenire in maniera veloce e rapida e di intervenire in maniera di rete, no? Come istituzione. Tutti insieme abbiamo deciso di attivare un percorso
che ci portava alla nascita di questa nuova figura che abbiamo identificata come i tutori. Da qui sono nati tutta una serie di iniziative nei territori per sensibilizzare la cittadinanza e per condividere con la cittadinanza un'idea di questa nuova figura. E quindi è nata questa, come si dice, sono nati i contenuti che, e le competenze che questa nuova figura doveva avere. Poi dopodiché il comune ha lanciato un bando per reclutare, no? Volontari, anche perché il tutore di per sé è una figura volontaria. Si è lanciato questo appello. Hanno aderito un centinaio di persone, queste persone si sono come si, prestate a un colloquio, a una selezione di questo centinaio di persone, una ottantina sono state selezionate come che avevano le competenze di partenza per poter fare i tutori e di queste 80, 70 hanno fatto il corso di formazione. Dei 70 poi alla fine abbiamo trovato 55 tutori. Oggi i tutori non sono più 55, ma sono 74 e ne abbiamo 40 in attesa di diventare tutori. Diciamo che il primo elemento su cui noi puntavamo molto era la motivazione. E devo dire che qui abbiamo avuto una grande sorpresa. Perché la tendenza, cioè noi ci aspettavamo prevalentemente persone che, come si dice, che si candidavano per una questione assistenzialistica, no? Magari di fede religiosa, no? Mentre invece la novità è stata che il grosso delle persone si sono candidate per un impegno etico e sociale. Cioè, hanno detto siamo qua perché siamo stufi di sentire che questo non va, e noi che facciamo? Quindi questa è stata già la grande novità, probabilmente anche frutto del percorso di sensibilizzazione che avevamo fatto sul territorio, no? Perché molti di quelli incontrati sul territorio sono poi candidati come tutori. E questa era la prima, la motivazione era in assoluto la prima. Secondo punto, era importante se le persone avevano un minimo di conoscenza pedagogica, cioè se le persone avevano la consapevolezza di che cosa significava un progetto educativo. No, e questo era il secondo elemento. Poi se c'erano un minimo di competenze proprio che andavano oltre, che ne so, se ci trovavamo di fronte, competenze molto specifiche, da chi poteva essere medico, chi poteva essere psicologo, chi insegnante, chi no. Queste erano delle competenze specifiche che sicuramente erano importanti. E l'altra era la conoscenza delle lingue. Questi erano gli elementi di partenza su cui non è. E poi se c'era la condivisione in famiglia di questa scelta. Anche questo era un elemento di partenza forte su cui puntavamo. Perché, voglio dire, noi avevamo la consapevolezza che il tutore con il ragazzo poi avrebbe avuto un impatto nella famiglia, no? Perché il ragazzo che fai lo lasci sempre in comunità, prima o poi lo devi anche integrare a casa tua, no? Lo porterai a conoscere i parenti, se questa cosa è condivisa, che era un elemento anche questo importante, no? Mentre invece sulla formazione siamo partiti da un primo elemento, dalla Convenzione ONU. Allora, noi piuttosto che parlare della Convenzione ONU in termini di diritti, abbiamo parlato di un'altra modalità della Convenzione. Abbiamo presentato agli aspiranti tutori le aree che compongono la Convenzione, facendo capire ai tutori quali erano le aree ideali affinché un ragazzo o una ragazza potesse avere uno sviluppo regolare, tra virgolette. Perché la Convenzione ONU, che ha 8 aree, no? O misure, 5 noi riteniamo quelle fondamentali, che sono sicuramente quelle dell'ascolto e della partecipazione, quelle dei diritti civili, quindi cittadinanza, religione, no? Quella dell'ambiente familiare, attenzione, noi abbiamo fortemente sostenuto
che non intendevamo la famiglia, ma intendevamo un ambiente familiare, quindi un ambiente di relazione, di cura, quello dell'assistenza sanitaria e quella dell'educazione, del tempo libero e della cultura e dello sport. Noi abbiamo fatto un'attività diversa, nel senso che noi abbiamo disegnato un modello di intervento, cioè non abbiamo lasciato i tutori, come si dice, in maniera libera, no, sicuramente le modalità, l'approccio era libero, ognuno metteva in campo quello che sentiva di fare e come farlo, però c'era una traccia di quello che dovevano fare, proprio disegnate fase per fase, e quindi i tutori, noi abbiamo monitorato questo, no? Perché per noi era interessante capire come i tutori accompagnavano il ragazzo all'obiettivo che avevamo prefissato e quindi come superavano le varie fasi. Allora, la prima fase sicuramente era una fase di socializzazione. Cioè noi dicevamo ai tutori, attenzione, tu per un periodo non devi pensare a niente, devi semplicemente, come si dice, goderti il ragazzo e il ragazzo deve godere te, cioè dovete trovare una modalità di comunicazione. Renditi conto che questi ragazzi odiano gli adulti perché gli adulti li hanno castigati, gli adulti li hanno fatti scappare dal loro territorio, li hanno abusati, li hanno obbligati a fare un anno e mezzo di viaggio. Cioè, voglio dire, quindi non hanno avuto mai una mano tesa da parte di un adulto e quindi voglio dire, va ristabilito un patto tra generazioni. E quindi la relazione era fondamentale, quindi questo era il primo passaggio, perché finché il ragazzo non acquisisce un minimo di fiducia, cioè finché il ragazzo non sa che di fronte non c'è il nemico, no? Non succede niente, quindi questo era il primo passaggio. Il secondo passaggio era quello del raccontarsi le storie. Per noi era fondamentale che il tutore sapeva la storia del ragazzo e il ragazzo aveva la storia del tutore, perché sono due mondi che non si conoscono e che spesso ci sono dei preconcetti rispetto ai mondi. Per noi questa esperienza non era semplicemente quella di garantire ai ragazzi, ma quella di fare anche una cultura dell'accoglienza. Cioè, se i 50 tutori hanno vissuto delle storie che possono raccontare ai parenti, agli amici, no? Significa che noi incominciamo a vedere questi ragazzi con un occhio diverso e incominciamo a capire anche che ci sono mondi diversi. Cioè, chi ci dice, io dico sempre per portare un esempio, chi ci dice che noi che mangiamo con la col coltello e la forchetta, no, siamo civili e siamo, no, quanti il 75% della popolazione del mondo mangia che i bastoncini? Cioè, noi ci arroghiamo, no? La cosa dice, noi siamo i civili, cioè. Questo è un piccolo esempio, ma ne potrei citare tanti altri. Quindi diventa fondamentale questo raccontarsi le storie. Questo era il secondo passaggio. Il terzo passaggio era quello di raccogliere tutto quello che era l'educazione formale, non formale e informale del ragazzo. Anche qui i tutori hanno scoperto un mondo. Noi siamo educati, noi italiani, a parlare solo di educazione formale. La cosa che diciamo, sei andato a scuola, che scuola hai fatto? Che titolo di scuola hai? Punto. Se poi io so fare il falegname, so cucire a macchina, so fare l'uncinetto, non gliene frega niente a nessuno. In un mondo in cui come dice, è prioritario quello che sai fare, non i titoli che c'hai. Quindi era importante la concezione di raccogliere l'educazione formale, la non formale e l'informale, perché così potevamo aiutarli a entrare nel mondo del lavoro. Poi i tutori dovevano raccogliere i desideri dei ragazzi e i sogni dei ragazzi. Con questi elementi, storia, educazione, desideri e sogni, bisognava costruire un progetto educativo per il ragazzo. Tu vuoi fare il falegname? E allora hai questo? Beh, sai usare lo scalpello e la sega, però devi imparare a usare il trapano, non lo so, la lima, cioè devi usare altre cose, quindi hai bisogno di fare un corso di formazione professionale, oppure devi andare a fare un tirocinio da un falegname, oppure. Quindi costruire un progetto educativo, condividerlo con i servizi sociali del comune, condividerlo con la comunità, sottoscriverlo con il ragazzo.
E poi partiva l'accompagnamento per il progetto educativo. Ecco, noi abbiamo monitorato il processo di intervento.